Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Modern 2. Bene, sono arrivato a destinazione, vi faccio vedere dove sono, se mi fa appunto fare. Qui era quel posto dove avevamo fatto la quest della rete della pallavolo da bruciarla e prendere tutte le palline. Non so se ricordate che grazie al salto che c'era qui sono arrivato qua, ho proseguito per questa strada e mi sono gettato dalla rupe per arrivare fino a qua, che praticamente è vicino a dove c'era la diatriba tra quelle due bande, con quello nella sedia a rotelle. Adesso è arrivato qua, che dovrebbe essere il punto della quest, vediamo cosa succede. Ok, lui dovrebbe essere il tipo che dobbiamo notare. Grazie, la tua invece è meravigliosa. Andiamo un pochino. No, detta così proprio non è bella. Ok, fatto. Vediamo un altro. Gar arriva dall'Inchut per comperarla. Quell'idiota non ha idea. Non ha mai creduto alle storie sulla maledizione. Cavoli, che sorpresa che l'aspetta. Chissà quale maledizione avrà quest'arma. Cioè, deve essere devastante perché tutti quanti, salve, ne parlano male. Vediamo un po'. 123. Tanti complimenti per l'arma. 1017, ragazzi. Wow, sempre meglio. Spero che non spari l'Africa. Ok, e spara anche veloce. Oh, vedete che l'esplorazione è l'anima del gioco. E sono contento di questo. Allora, dove dobbiamo andare? Effettivamente stavo sbagliando strada, come al solito. Questo è un canyon a senso unico. Dobbiamo andare di qua. Bene, dai, sono contento. Così almeno abbiamo finalmente un cecchino degno. Non so se è il livello effettivamente 24. Siamo a 26 e direi che è piuttosto giusto come compromesso. Vediamo un pochino di andare di qua. Ok, io prendo un attimo il catch a ride. Scusate, salve a tutti, la pistola. Nuovo e migliorato Catch a Ride. Sì. Ora con il 47% in più del 26% di morti annuali. È una riduzione dallo scorso anno. Sì, sì, mi fa tanto piacere per te. Ok, andiamo pure. E vediamo che succede. Non è che devo cambiare zona? Perché mi sa che lì andiamo verso il cambio di zona. Forse ho capito. O dico forse, perché non è detto. Che noi abbiamo trovato una zona che non abbiamo fatto ancora quest. Qui vicino, vi ricordate dove c'era il treno, eccetera? Effettivamente è qui. Ma questi ci sono sempre? Ma io non lo capisco sta cosa. Ogni volta che vengo qua mi devo trovare? Direi che si è calmato un po'. Un pochino sì. Cioè, ogni volta che vengo qua devo ammazzarli questi qua, non capisco. Ok, no, per carità, non è che mi dispiace, però insomma, ma sai ogni volta. Mi fa tanto piacere. Ok. Ok, la mia morte è venuta e sei tanto contento, vero? Allora, qua c'era una possibilità di cadere. C'era qualcosa, a parte il cambio, c'era un punto. In effetti, io mi ricordavo di essere venuto, guardate qua, in aver scoperto questo posto, però le quest non le avevamo fatte. Cavolo, dicevo che c'era già un altro fucile a cecchino migliore. Ho detto, ma che cavolo, che giorno è? Ok, andiamo pure qua. Meno male che mi ha dato una quest, non me lo scordavo sto posto. Qua, a Lichwood, non abbiamo fatto neanche una quest. Siamo solo venuti e basta. Effettivamente c'è una quest. Sono contento che sia quella che diceva ignota. C'è la possibilità che lo sia, adesso vediamo, Vediamo un po'. Il vice Winger vi ricorda che potete sempre scappare. Lo sceriffo non vi inseguirà fuori da Lynchwood. E di sicuro non lo farò io. Per favore, scappate. Salvatevi. Ok. Mamma mia, due quest. Diretto delle 3:10 per Ba-da-boom. La rapina in banca. Buongiorno, lo sceriffo di Lynchwood manda a Jack tutto l'eridium che riesce a recuperare dalle miniere. Questa storia finisce oggi. Farai saltare il treno che usa per trasportarlo. Vai al deposito demolizioni. Ok, tutto chiaro. Allora io questa a sto punto la tolgo. Però 700 e tanto.
Questa la tolgo sicuro, tanto non mi serve più. Ci devo pensare, ragazzi, ci devo pensare, perché effettivamente stiamo cominciando a trovare cose molto molto interessanti e mi dispiacerebbe non poterle usare. Ma una cosa che volevo fare, fuoco, peccato. Wow, interessante, molto interessante. Questo ancora di più, ma cavoli, 2005 e non mi dà nessun malus, io sono contentissimo, la prendo subito. Bene, bene, non ci dà niente di particolare in più rispetto a quella che abbiamo, che quando è scarico gli attacchi corpo a corpo, ma questo mi frega un cazzo, quindi io direi che la prendiamo, vai, abbiamo tanto in più, sono contento, dai. Ci voleva questo cambio di, insomma, di rotta. Vediamo un po' cosa c'è qui. E qui c'è l'entrata. Ok, abbiamo preso due quest. E spero ce ne siano tante altre. Guardiamo un po' la mappa delle quest. Ci sono sempre tre ignote. Ma le troverò prima o poi. Quale vogliamo fare? 26, 26. È alto il requisito. Penso che farò prima queste. Se non questa che è di livello 20. Sì, dai, facciamo questa, ragazzi. Se no andiamo. E poi qui ce n'è un'altra ancora, che secondo me quella ignota, una di quelle ignote, queste. Dai, dai, facciamo così, dai. Perché se no vado troppo fuori scala e dopo mi dispiace, rischiamo ovviamente di trovare più armi adeguate e mi dispiace parecchio. Allora, qua ci siamo, c'è un posto. Litchwood ce l'ha segnato, ottimo. Thousand Cuts, la guerra moderna di. Vai. Era quella che ci ha dato Brix a Century. Di livello così basso, però. Interessante. Vediamo un po'. Andiamo di qua. Uso ancora la pistolina qui. Dipende. Dipende cosa trovo. Dai, facciamo così. Dipende cosa trovo. Salve, tu non mi dovresti ammazzare. Ci hai messo un bel po'. Che simpatico. Ho del lavoro per te. Ah. difendere la torre, livello 20, ok. Ehi, hey, Brick, c'è qui quell'idiota di un cacciatore della cripta. Io lo uccido. Slab, i rifornimenti a Hyperion sono appena atterrati nel nostro territorio invece che in quello di Cep. Lui vuole distruggerli per non farceli usare. Devi fermarlo. Prendi le bandiere di Roku. Dove le prendo queste bandiere di Roku? Di là, evidentemente. Ok, andiamo pure. Voglio fare un attimo il pieno dei proiettili, perché mi sto cominciando ad avere pochi. 316 sono tantissimi. Siccome è in strada, ne approfitto un attimo. Ok. Ammo. Benvenuto nel mio umile negozio. Se è il mio milionesimo, sono sicuro che lo rifaremo abbastanza presto. Sì, non lo metto in dubbio. Ok, andiamo pure a vedere cosa possiamo fare. Andiamo un po'. Allora, sono qua. Beh, è stato facile. Ho segnato alcune posizioni chiave per la difesa. Lasciaci una bandiera e i miei slab sapranno dove andare e che tipo di potenza di fuoco portare con sé. Ah, da quello capiscono così tanto? Da una semplice bandiera, va bene. Ok. Piazza, grazie. Sembra abbastanza semplice, non c'è nessuno. Piazza anche qua, grazie. E l'ultima è laggiù in fondo. Beh, abbiamo fatto anche in fretta. Piazza il radiofaro... Golia, c'è un po' che nome imponente. Ok, ci siamo. Vai. Molto bene. Ora vai a quella grossa torretta sulla torre centrale. Che era, l'avevamo presa, vi ricordate, esatto, qui? Che c'ero salito, ma non c'era nessuno. E adesso la ecco che arrivano, Slab. Tieni lontani i robot dai rifornimenti. Ah, me la ricordo da questa adesso, dopo 30 anni, però. Me la sono ricordata. Ma non... Ah, forse questi, ok. Ah, ma così è solo bello. Ok, questa è andata. Cavoli, che esplosioni da panico. Beh, così è tutta un'altra cosa, eh. Peccato non potermela portare dietro. Ok. Vai, 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 vai. Perfettico. Mamma mia, che botte da Urbi da Orbi. Oh, ma tu sei vivo.
Cavolo, ma se io facessi una cosa... Scusate, mi ha fatto cadere... Me l'hai rotta! Interessante. Beh, a sto punto... Adesso uso un attimo il fucile da cecchino, eh. Sì, è molto meglio. Ok, altro, vai. 1000, quanto? 6000. Quanto forte sono? Vediamo un po'. Tu perché sei da me? Non è giusto. Non è giusto. Cazzarola. Perché tu vieni da me? Io capisco che tu... Oh. Che bella sfiga, eh. Che bella sfiga. Ah, non ci posso fare molto. Non riesco a colpire nessuno. Non c'è proprio nessuno da colpire. Cioè, è morto nel momento che sono morto io, un secondo prima di me. È un bel casino. Peccato. Vabbè, ci proviamo. Tanto siamo qua. Guardate, c'è poi che non mi devo arrabbiare. Ho perso 24.000. Bastardi, me la pagherete cara. Ok. Sì, sì, non rompere il coglione. Ok. Basta con sti cazzo di cose che dopo vengono da me a rompere. Per colpa sua che sono morto, li mortacci tua. Cioè, io devo badare anche ai miei. Cioè, che cavolo. Vale. Perfetto. Vai, muorici. Ottimo. Poi. Perfetto. Ok. Così impara a parlare. Ma non ha detto una parola, però vabbè. Ok. Vai, 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 bene. Perfetto. Porca vacca. Ne ho ammazzati due di fila? Beh, è stato bravo. Salve. Ok, sì, 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 molto interessante. Un'altra? E come la tiro fuori questa? Cavoli. Beh, non è difficile, però insomma. Vai, vai, vai. Vediamo un po' di soldi che ne ho persi così tanti. No, che questo fa la cosa, lo scudo. Cioè, scissi a prenderlo nel buco qua. Dai, dai, muorici. Un duro in meno. Ah, era duro quello, ecco perché ci ho messo così tanto. Mamma mia, quanti! Tra poco dovrò fare rifornimento. Ok, questa pistola veramente... Oh, un livello in più. Grande. Questa va bene. Tu? Oh, un altro. Dai, dai, dai. Estremamente soddisfacente. Quello era l'ultimo. Adesso vediamo da cosa hanno cercato di tenerci lontani con tanto impegno. Già. È stata veramente abbastanza impegnativa, ecco, diciamo. Fammi sapere se qualcosa cattura la tua attenzione. Uff. Cavoli. Interessante, eh. Ok, andiamo avanti. Questa, interessante. Bella. E qui, finalmente... usa. Ah, me la consegni qua? Perfetto. Ho fatto il livello, guardiamo un pochino... di vedere se c'è qualcosa di duro. Zero, però il livello c'è, eh? Quello almeno lo prendiamo e facciamo due qua. Perfetto, tutto qua. Devo fare altro? Strano, la quest è finita così, a quanto pare sì. Allora, qui ci sono diverse quest, qui una principale, ma sono tutte di livello non tutte, diciamo una di livello 23. Sì, e per adesso sono quelle più basse. Faremo queste, dai. Allora, dove devo andare esattamente? Fatemi vedere un pochino. Al punto di trasloco? Perché dobbiamo andare in un altro posto. Va bene, allora, qui è stato un piacere, divertentissimo. Anche se freneticissimo. Però mi sono divertito tanto. Vendo un attico. Non ho tanto, perché non ho preso praticamente niente. Però... questo era quello di prima, ok.
Perfetto, andiamo via. Ah, non te le chiedere sicuramente. Riconoscendo il tipo. Va bene, facciamo un punto di scambio. Vediamo dove dobbiamo andare esattamente per fare questa quest. Qua. Hyperion Bridge. Vediamo un po'. Ah, sì, il posto dove avevamo liberato Bloodwyn. Cioè, liberato, per modo di dire, insomma, sì. E c'è ancora un posto che io non ho esplorato qui, a quanto pare. Brutta cosa. No, ce ne sono più di uno, veramente. Ce ne sono tanti. E c'è la quest che è quella di Overlook, ovviamente, il traffico, esatto. Ok. Mi dà un po' fastidio non essere andato qua, devo essere sincero. Voglio giusto vedere cosa c'è, arrivo subito. Allora, c'era questo che si fa, mi sembra, con una quest che non abbiamo ancora presa, quella del traffico di Zed, quindi niente, era giusto per vedere, perché sennò non riuscivo a capire e comprendere. Quindi andiamo nel punto di scambio per fare questa questa, che dovrebbe essere là, ma il ponte è aperto, è alzato, scusate. Vediamo cosa si dice, adesso sono curioso a questo punto. Vediamo un po' cosa si dice. C'è qualcuno? No? C'è il punto di salve. Ok, andiamo. Dovrebbe dirmi che effettivamente non possiamo passare, perché... E invece possiamo passare. Ho fatto un'altra figura di merda. Vabbè, capita. Cosa volete che vi dica? Opportunity! Vai, siamo in un posto nuovo. Dove dobbiamo prendere la voce di Jack, ovviamente crashato. E che ci volete fare? Ogni tanto capita. Se... Pazienza. L'importante è che non abbiamo perso i progressi. E possiamo andare finalmente avanti. Allora... È un bel casino qui, cioè, ci sono tante quest, è un posto molto bello. Per superare la porta della mia sala dovrai essere Jack, ovvero superare una bioscansione e dire una parola con la sua voce. Se riesci a uccidere uno dei sosia di Jack a Opportunity, posso farti superare la porta. Tutto chiaro. Allora, vediamo un po' cosa c'è di bello qua. Videocamera accesa? Bene. Devi rubare un radiofaro per rifornimenti orbitali e delle esche per i controllori. Quando avrai tutto ti spiegherò. Oh, già che ci sei, elimina qualche ingegnere. Dobbiamo mostrare all'universo che questa città fa bene alla salute come uno sparo in faccia. Ah beh, molto interessante. Ok, una quest anche qui. 23. Ogni guerra è vinta con la mente. Finché Jack avrà quelle propagandistiche statue di sé in giro per Opportunity, non potremo vincere davvero. Vai, tirapiedi, fai a pezzi quelle statue. Che simpatico. Ciao. Questo è un messaggio di Jack il Bello per i lavoratori edili di Opportunity. Voi, gentiluomini, state costruendo il futuro. Quando la città sarà pronta e i suoi selezionatissimi cittadini inizieranno ad abitarla, voi potrete ammirare tutta la bellezza che Opportunity rappresenta. Da lontano, si intende. Voi non vi avvicinerete nemmeno quando sarà finita. Usate un binocolo, magari, o insomma, qualcosa. Non è normale questo personaggio. Va bene, andiamo a esplorare questa zona nuova che sarà ricca, ricca di cose. Ok, che questa porta una delle queste principali. Questa devo... Ma mi chiedo che forse è meglio che usiamo questa. Ma porca miseria, riuscirò a usare... Dovrò rinunciare per sempre al fucile da cecchino? Vabbè. Date i piedi, forse è meglio. Esatto. Sì, ostinati questo. Cavolo, aspettate un attimo. Che cazzo è successo? Perfetto. Andata. Benissimo. Carichiamo. Ok, ho capito stranamente, eh. Allora, vediamo un pochino. Oh, salve Jack. Ma quanta roba c'è? Tanta. Andiamo. Ok. Perfetto. C'è qualcosa che vola. Attacco di bersaglio. Vieni a Opportunity.
Sì, sì, medica di questo. Ok, stavo pensando, scusate, perché effettivamente... Ok. Potrei provare a usare... Niente, non posso provare a usare un cazzo, perché effettivamente ci vuole corrosivo contro loro, se vogliamo proprio andare in scioltezza, ma non abbiamo ancora nulla riguardante questa cosa. Dobbiamo andare verso la quest, che vediamo se effettivamente ce le dà qui un'ignota. Sono sempre quelle tre. Vabbè, non importa. Andiamo, vediamo di... Oh, salve! Di prenderle, dicevo. E vediamo cosa fa. Andate qua, proprio in strada. Eccola qui. Allora, aspetta, prima di tutto noi abbiamo a... Statuario, ok. La storia del corpo, ok. Benvenuti alla sala storica Hyperion. I cittadini che arriveranno alla fine del tour storico otterranno un consistente rimborso tasse. Ok, non ho capito bene che cazzo di quest era, forse c'è. Allora, vi ho detto statuario, vi ho detto che era la nostra quest, continuiamo a fare quella, sennò... Ah, questa era tempo, scusate. Vabbè, dopo la faremo. Statuario, eccola qui. Ma no, che non ti licenzi, non ti preoccupare, ti uccido prima che, che perdi il lavoro, non ti preoccupare. Allora, vediamo un po', perfetto. Davvero? Mi dispiace tanto. Ok. Oh, un costruttore. Bastardo. Allora, appena si toglie sto cazzo di scudo. Oh, ok. Mamma mia. C'ero quasi, eh. Non prendiamoci d'anima, perché tanto siamo a due passi. Togliti dal cazzo che sto sparando lui. Sto sparando te. Andiamo. Perfetto. Cavoli, 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 cavoli. Un attimo solo. Sì, sì, combattiti questo, ti sparo nei piedi, nei piedi, non puoi dire di no, muori, ok, perfettico, mi dispiace, sei andato un pochettino, ok, ci siamo tolti i castelli dal fuoco, mamma mia che cosa da panico, vai, perfetto, lo stavo pensando anch'io, sapete, altre persone, sì, di quelle si tratta. L'hai chiesto a te? Ah, ma allora se l'hai chiesto a te te le do ad operazione. Eccoci qua, perfettico. Allora, stavamo dicendo, andiamo a fare tutto questo, perché è incredibile, non ho avuto ancora modo di arrivarci. Vai. Oh, sono contento. Qui dovrebbe esserci un costruttore, da quel che ha detto il tipo di Claptrap. Sì, sì, adesso vengo anche da voi, non vi preoccupate, non vi lascio da soli. Oh, salve. Ok. Ok, andata. Aspetta, sti denti. Ok. Perfettico. Comincia la pistola a non essere così buona. Però il danno lo faccio. Non si può certo dire. È che ci danno tanto questi, eh. Ok. Sì, sì, riparti questo. Cioè, tu hai bisogno di riparazioni, vieni qua, dove ci sono io. Sei molto coraggioso. Ma dove cavolo è volato questo? Mamma mia, neanche avessi fatto un tiro. Dovrei andare qua dentro, a quanto sembra, ma... Prima vorrei esplorare un attico, visto che ne ho la possibilità. Un po' in giro, prima di che qualcosa mi si tocca contro. Perché dice che devo attivare un costrutto, ma... Non sono molto propenso a credere a Claptrap, conoscendo i suoi precedenti. Vediamo cosa c'è qui, va là. Una zona. Probabilmente ci dovremo andare dopo. Va bene, andiamo di là. Andiamo a fare quello che ci ha detto lui. Anche se, ripeto, non sono molto propenso a credergli, soprattutto. Ok, oh, beh, interessante. Cose molto utili. Vai, perfetto. Altro. Eccolo qui il costrutto. Facciamo le dita perché sarà interessante. Però ragazzi, vi fermo qua se non faccio un video lunghissimo. Come al solito vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie. Fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi saluto, Shiva. Ciao ciao.